Appassionati di sport, benvenuti a questa nuova puntata del Club dello Sport. Come sempre ci occuperemo di quanto è accaduto nella scorsa settimana e ci proiettiamo a questo weekend. Weekend natalizio un po' particolare, si gioca domani in Lega Pro ma anche in Serie A e partiamo proprio dalla Serie A perché domani il Crotone affronta una difficile trasferta, quella all'Olimpico contro la Lazio, ma è un Crotone forte della vittoria casalinga contro il Chievo. Una grandissima squadra, lo dice la classifica, lo dicono nel singolo giocatore, ecco, assolutamente dobbiamo, ci aspetteremo una squadra che vorrà far punti in casa prima di Natale, quindi noi dovremo andare lì facendo la nostra partita senza aver paura. Stiamo lavorando bene durante la settimana, ci vuole intensità come stiamo facendo, appunto perché adesso ci aspettano tre partite importanti, ma ne affrontiamo una alla volta. Adesso andiamo sabato contro Lazio, che è la squadra in cui mette tanta intensità e noi dobbiamo prepararci bene. I punti fanno sempre piacere perché ti aiuta a lavorare meglio, ecco, ma noi siamo una squadra che non siamo abituati a vincere tutte le partite, siamo abituati a soffrire perché la nostra forza è il gruppo e assolutamente dobbiamo sempre stare uniti, perché poi ci sono momenti in cui non arriva magari la giocata, ci sono altri che viene la giocata, quindi è importante sempre rimanere concentrati sul lavoro e essere sempre uniti. Come detto, dalla Serie A ci spostiamo, come sempre anche, c'è da dire, in Lega Pro. Perché in Lega Pro è stata una settimana molto interessante. Iniziamo parlando del Rende. Penalizzazione evitata, quindi assoluzione per tutti. E anche un'altra seconda buona notizia, quella relativa al portiere Francesco Forte, che è stato eletto miglior portiere della Lega Pro. E poi c'è il derby contro la Regina di domenica prossima. Sicuramente è un premio prestigioso che arriva dopo anni e anni di sacrificio, sono molto felice di questo, ma ecco, non mi voglio fermare qua, questo per me deve essere un punto di partenza. Ecco, arriva a fine giornata d'andata, quindi è anche un momento di bilanci, non ti chiedo un bilancio tuo personale ma della squadra. Ma sicuramente è positivo perché abbiamo girato a 25 punti, abbiamo un girone di ritorno tutto da fare, abbiamo le possibilità di migliorarci ancora ed è l'obiettivo che vogliamo prefissarci a fine anno. Ecco, migliorarci ancora significa non accontentarsi della salvezza. No, nel senso che bisogna fare sempre meglio di quello che si è fatto. L'obiettivo nostro principale rimane ed è sempre la salvezza. Poi è normale che raggiunta quella là possiamo alzare l'asticella e pensare a qualcosa di più importante. A proposito d'attualità, è arrivata anche un'altra bella notizia oggi. Come l'avete vissuta voi, insomma, questa vicenda? Ma l'abbiamo vissuta sempre bene, perché il presidente in prima persona ci ha sempre parlato che eravamo a posto, quindi ci siamo sempre fidati del nostro presidente e oggi è arrivata la sentenza dove hanno prosciolto il Rende, non ci sarà nessun punto di penalizzazione e ripartiamo più forti di prima. A proposito della Regina, è la terza volta che vi incontrate fra campionato e Coppa, che gara ti aspetti? Ma è una gara difficile, purtroppo adesso inizia un altro campionato, ecco, il girone di ritorno è sempre diverso da quello dell'andata, ora le squadre sanno il nostro potenziale, quindi sanno che affronteranno una squadra forte, qual è il Rende, e quindi inizierà un altro campionato e noi dovremmo interpretarlo con lo spirito giusto. Da Rende ci spostiamo a Catanzaro perché anche in questo caso è stata una settimana molto importante per il Catanzaro, soprattutto fuori dal campo. Anche in questo caso è arrivata fortunatamente una soluzione. Ne abbiamo parlato, abbiamo intervistato l'avvocato del Catanzaro, Sabrina Rondinelli. Andiamo ad ascoltare un estratto della sua intervista. Sicuramente sia a livello personale che posso dire anche per il Catanzaro una bella soddisfazione e anche per la città stessa, perché è chiaro, diciamo che questa vicenda nasce dall'arresto dell'ex presidente del Catanzaro Cosentino da maggio, quindi il rischio era che, diciamo, dalle accuse mosse dalla procura insomma che ci fosse una richiesta abbastanza pesante, come poi è avvenuto, che non avrebbe meritato sicuramente la città di Catanzaro una penalizzazione del genere. È chiaro, io una cosa che ci ho tenuto in sede di udienza è evidenziare
che questa richiesta della procura potesse avere anche un impatto, insomma, ambientale abbastanza, insomma, con gravi danni, ecco, anche per i tifosi stessi. Diciamo, fin da subito io ho sempre detto che le prove di questo benedetta convin tra il presidente dell'Avellino e l'ex presidente, diciamo, del Catanzaro Cosentino non c'è mai stata. Quindi voglio dire, non fornendo la prova è chiaro che il tribunale ovviamente ha prosciolto i deferiti e le due società, l'Avellino in questo caso e noi del Catanzaro. Però ripeto, fino all'ultimo io ci ho tenuto ovviamente a mantenere una difesa a 360 gradi, perché comunque il rischio ci potesse essere di una mala interpretazione delle intercettazioni sia ambientali che telefoniche, ecco. Chiude il quadro della Lega Pro il Cosenza, che la scorsa settimana ha ottenuto una bella vittoria contro il Trapani e adesso, nella prima di ritorno, cerca conferme al San Vito contro il Monopoli. Ma lasciamo perdere adesso il calcio e ci spostiamo alla pallavolo, perché invece chi ha bisogno di punti, chi ha bisogno di vittorie e di fiducia è la Tonno Callipo Vibo Valencia. 6 sconfitte consecutive, ma adesso nel famosissimo Boxing Day, possiamo dire, le partite che si giocano da tradizione inglese nel giorno di Santo Stefano, ecco, la Tonno Callipo Vibo Valencia cercherà riscatto contro il fanalino di coda Sora. È il momento di reagire per la Tonno Callipo Vibo Valencia, reduce da 6 sconfitte consecutive. La situazione anche di classifica non consente alla squadra calabrese di potersi concedere ulteriori passi falsi. Del resto, in queste ultime 6 gare, Vibo è riuscita ad ottenere soltanto un punto, quello rimediato contro Trento in casa, raggiungendo il quinto set. Ora però l'occasione di riscatto è dietro l'angolo ed arriva nel giorno di Santo Stefano. È ormai infatti una tradizione per il campionato di pallavolo scendere in campo nel giorno successivo al Natale e la squadra calabrese ospiterà al Pallavalencia Sora, fanalino di coda in classifica. L'obiettivo non può che essere una vittoria, possibilmente da 3 punti, per non allontanarsi ulteriormente dall'ottava posizione, ovvero l'obiettivo di inizio stagione. Il campionato però ha insegnato che non esistono gare impossibili, ma anche che non ci sono partite scontate. Dunque massima concentrazione per cercare di chiudere al meglio un girone di andata che non ha regalato le soddisfazioni che tutti si attendevano. Lasciamo la pallavolo e passiamo al tennis, perché si è chiusa la stagione agonistica calabrese. La stagione agonistica in realtà non si chiude mai nel tennis, perché i tornei praticamente proseguono a cavallo fra un anno e l'altro, ma ufficialmente si è chiuso con la consueta cerimonia nel corso del quale sono stati premiati i migliori atleti del 2017. C'è una sorta di continuità fra una stagione ed un'altra, tornei che iniziano nel 2017 e finiscono nel 2018. Ma anche il mondo del tennis calabrese ha celebrato la fine della stagione agonistica. Non con un torneo, ma con la consueta premiazione di fine anno. Un appuntamento divenuto ormai tradizione, nel corso del quale vengono premiati i giocatori più meritevoli. Ogni anno è l'appuntamento finale della stagione, la cerimonia di premiazione degli atleti che hanno conquistato titoli regionali e poi ovviamente delle eccellenze calabresi che sono distinte anche nel panorama nazionale ed internazionale. Ma l'appuntamento che si è svolto quest'anno a Vibo Valencia è stata l'occasione anche per tracciare un bilancio degli ultimi 12 mesi. Noi continuiamo a crescere dal punto di vista numerico, dell'organizzazione delle manifestazioni. Campionati a squadre ormai sono stabilizzati, perché tanti incrementi degli anni passati chiaramente hanno portato a una situazione difficile da poter migliorare ulteriormente, anche per via delle nostre strutture, che non sono poi, molte delle quali non sono dotate di tantissimi campi, quindi difficilmente riescono a produrre ancora più squadre di quelle che stanno facendo. Invece una nota sicuramente positiva va rivolta all'attività promozionale. Quest'anno sicuramente supereremo il record dell'anno scorso di squadre iscritte ai campionati promo. Sono già partite le tappe del circuito promo individuale. Insomma, quindi lì c'è veramente un grande lavoro da fare, ma anche grandi margini di miglioramento.
Bene, con il tennis chiudiamo questa edizione del Club dello Sport. Grazie come sempre per la cortese attenzione e a voi tutti un buon weekend sportivo.